Papa Francesco sarà beato il giudice libatino, martire in odium fidei. La cerimonia di beatificazione potrebbe svolgersi nella primavera del 2021, proprio ad Agrigento. Sarà beato quindi il giudice Rosario Libatino, assassinato ad Agrigento il 21 settembre 1990 all'età di 37 anni dai mafiosi della Stidda di Libatino. Nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, la Santa Sede ha infatti riconosciuto il martirio in odium fidei, in odio alla fede. L'intestazione del decreto recita esattamente che viene riconosciuto il martirio del servo di Dio Rosario Angelo Libatino, fedele laico. La prova del martirio in odium fidei del giovane giudice siciliano, secondo fonti vicine alla causa di beatificazione, è arrivata anche grazie alle dichiarazioni rese da uno dei quattro mandanti dell'omicidio, che ha testimoniato durante la seconda fase del processo Vaticano portato avanti dall'arcivescovo di Catanzaro, Monsignor Vincenzo Bertolone, agrigentino e postulatore della causa, e grazie alle quali è emerso che chi ordinò quel delitto conosceva quanto Libatino fosse retto, giusto e attaccato alla fede, e che per questo motivo non poteva essere un interlocutore della criminalità. Andava quindi ucciso. Una testimonianza, quella del mandante, resa a News Mediaset, che è risultata decisiva, così come quella di uno dei quattro esecutori materiali del delitto, Gaetano Puzzangaro, che quel 21 settembre era alla guida dell'auto che speronò la vettura del giudice ragazzino e che già in passato aveva deciso di rilasciare alcune dichiarazioni per la fase diocesana del processo. La cerimonia di beatificazione di Rosario Libatino potrebbe svolgersi nella primavera del 2021 proprio ad Agrigento.